I vestiti, hai ragione, li devo piegare, hai ragione, li dobbiamo piegare. Sono tanti, vero? Mm? Sono tanti, sono tanti. Che ci fanno quei vestiti là, Mollica? Mm? Che ci fanno là? La mia merenda è pronta. Io di solito a metà mattinata, a metà pomeriggio mangio sempre della frutta o comunque yogurt con frutta, o se proprio non posso e sono in giro porto fette, qualche fetta biscottata. E il problema è uno solo, che quando finisco i mirtilli ne metto altri. Sono qui, infatti ogni tanto vado, li lavo, torno, li rimetto, insomma. Io questi li compro al Lidl, li ho pagati poco, c'era anche l'offerta. E devo prendere i lamponi, perché pure i lamponi meritano. Buono. Lo yogurt ovviamente è mirtilli, non mi ricordo, ma buono. Nel frattempo ci stanno cuocendo i peperoni, lì, per il video che sto facendo. Mentre loro si cuociono, e qui ci sono le melanzane che attendono, oltre il grembiule, qui. E io sto lavorando al PC per editare un altro video, perché ho una ricetta che devo pubblicare nell'altro canale e il vlog che devo pubblicare in questo canale, e non ho tempo. Quindi oggi che sono libera, dove non c'è Daniele, cioè se c'era Daniele facciamo cose in casa oppure no, ne approfittiamo e stiamo un po' di tempo insieme, perché ci vediamo solo a pranzo e cena. Nel frattempo tutto il mio trucco si è spiaccicato, e quindi oggi lavoro abbastanza e poi devo preparare anche la cena. Ho scongelato il petto di pollo per fare le cotolette sfiziose, e anche questa ricetta ho pubblicata molto tempo fa, se vi ricordo metto il link sotto nell'info box, così ti può servire un'idea per una cena, clicchi sotto e trovi questa idea, è molto veloce, di queste cotolette che tra l'altro non si friggono, quindi vanno in forno ma sono molto molto tenere, la carne non si asciuga. Di solito il petto di pollo quando metti in forno un po' si può asciugare. E le farò, adesso vado a metterle in ammollo nel latte, perché una delle componenti di queste cotolette è il latte. E procedo, va bene. Vado, altrimenti non finisco più. Trova l'intruso. Cioè, praticamente i vestiti piegati non la trovavo, dov'era? Qui, in mezzo ai vestiti. Perché giustamente, perché tra l'altro ti faccio notare la zampa appoggiata sul mio... la mia pantalona, non so cos'è, maglietta. Hai qualcosa da dire a tua discolpa? Che ci fai in mezzo ai vestiti puliti? Sì che sei più pulita di loro, con tutte le salviettine che ti passiamo. Tu sei una brutta bucciolina. Sì. Ti voglio fare notare, perché non è che dici, lei almeno è piccola, ma guarda lei. Solo che lei è pacifica, lei è la vecchiarella di casa. Te le presento. Mollichina, esciti di là. Rolica, Rolica. Esci, sei proprio coricata. Esci di qua. Dai, che dobbiamo sistemare i vestiti. Forza, forza, che dobbiamo sistemare i vestiti. Esciti di qua. Esci. Thank you.
Come hai visto, sono alle prese con i miei impasti. Fortunatamente, dico fortunatamente, oggi devo fare questa cosa perché cucinare mi aiuta a non pensare tanto e oggi è un giorno in cui è meglio che io non pensi, mettiamola così. Quindi, mi sono messa a creare questa cosa full immersion e sono dei cornetti che ti faccio vedere, eccoli qua. Sono dei cornetti salati. Che ovviamente adesso sono ancora in fase di, cioè il latte, non ho spalmato il latte sopra, sono in fase ancora di un altro po' di lievitazione, li metto in forno tra un po'. Penso che prima o poi ti passerò la ricetta. Appoggio un attimo questo qua, se no non riesco a muovermi. Io nel frattempo continuo a stendere la mia pasta. Ovviamente devo andare a lavorare, ancora farò un sacco di cose perché ho passato la vaporella, l'aspirapolvere, ce la farò. Ora finisco di mettere questi in teglia, ho ancora un altro impasto lì, vedi? Là c'è il forno acceso lì. Due impasti in realtà sono due in uno. Questo che ho fatto è la terza stesura, quindi sono sì, il terzo disco da un impasto che avevo. Nel frattempo io adesso mi faccio i miei dischi. I miei dischi, che poi non sono dischi, sono dei triangolini, si può dire. E mi preparo altri cornettini. Questi qua, una volta infornati, devono raffreddare. Devono raffreddare e si riempiono con salumi o si possono mangiare anche così in realtà. Quindi vado a fare la mia forma e li rimetto qua. Ecco qua, pronto un altro cornettino. E laccio la teglia. Mi sposto, vieni con me, vieni con me. E lo metto qua, vedi? Sono già pronta un'altra mia teglietta. Qui c'è il latte per spennellare e la candela. Questa candela sto cercando di consumarla in tutti i modi, ma non ce la sto facendo perché non profuma. Cioè, l'accendo solo per atmosfera. L'avevo presa al Lidl perché portava le mandorle caramellate. Cioè, chissà che odore di dolce ci sarà in casa. In realtà, bah, mi sono illusa per niente. Sono solo le 12 e io tra esattamente 2 ore e mezza devo essere al lavoro, ma devo ancora fare un sacco di cose, ma ce la farò. Il tempo va con me. Va bene, io continuo e ti auguro una buona serata, una buona giornata, un buon tutto come al solito e ci vediamo presto. Ciao!